Buongiorno a tutti, sono Mattia Ducci e lui è Nicola Cantù. Ciao. E siamo due studenti dell'Università degli Studi di Milano. In particolare, oggi vorremmo presentarvi un lavoro che riguarda lo sviluppo di applicazioni cross-platform che è stato frutto di tesi per lui e al quale ho in piccola parte collaborato anch'io e quindi vi racconteremo di come abbiamo fatto a interfacciare un componente nativo con del codice JavaScript scritto con il framework React Native. Prima di tutto, la domanda che uno sviluppatore si può porre quando deve scegliere con quale tecnologia sviluppare una certa applicazione è: se si preoccupa di accessibilità, può essere un'applicazione cross-platform accessibile al pari di un'applicazione nativa? Magari immagino il caso in cui ho già un'applicazione per iOS e in Android sullo store, magari, però anche solo per provare o anche solo per mantenibilità di un solo codice e non di due, posso volere sviluppare questa cosa, dire posso portarla con un framework un po' magari più nuovo, con linguaggi nuovi, e se poi l'accessibilità, cos'è che c'è, cos'è che manca? A questa domanda risponderemo partendo però da cosa si intende, da cosa più che altro si intendeva agli inizi per applicazioni ibride native, quindi non scritte con i linguaggi e gli ambienti di sviluppo tradizionali, ma cos'è che poteva fare uno sviluppatore web che si è trovato a dover dire devo sviluppare un'applicazione per mobile? All'inizio gli approcci erano quelli che si basavano con web app, quindi usando PhoneGap, Apache Cordova, sviluppando in HTML, CSS, JavaScript, come sempre fatto nel web, e inglobando tutto questo all'interno di una web app. Il problema è che quando il web è nato in contesti ben diversi rispetto a quelli in cui è nato il mobile. Di conseguenza, inglobare un sito web all'interno di una web view, all'interno di un telefono, che ha anche lo schermo molto più piccolo, è molto più difficile. Di conseguenza, usabilità e accessibilità ne hanno risentito molto. Proprio per questo motivo gli approcci nativi sono sempre stati un caposaldo del mobile, fino a che, come vedremo nella prossima slide, sono nati approcci cross platform chiamati anche ibridi nativi, perché a differenza di web app permettevano sì di scrivere in un solo linguaggio, però di far sì che al momento della compilazione questo codice potesse essere nativo per entrambe le piattaforme senza che il programmatore non se ne rendesse nemmeno conto. Ma partendo comunque dal caso, diciamo, migliore dal punto di vista dell'accessibilità, non si può che considerare il nativo, perché nel caso di iOS abbiamo VoiceOver, come avrete sentito anche in altre conferenze, e in caso di Android abbiamo TalkBack, che concettualmente sono la stessa cosa, nonostante funzionino in modo un po' diverso l'uno dall'altro. Lo svantaggio qual è? Lo svantaggio è che per sviluppare un'applicazione per iOS e per Android che è uguale, bisogna riscrivere il codice due volte, con doppia logica, perché iOS e Android funzionano in modo diverso a livello architetturale, di codice, sono due ambienti di sviluppo diversi, due linguaggi di programmazione diversi. Quindi è vero, abbiamo tutte le cose perfette così come devono essere, perché le scriviamo due volte, perché stiamo attenti alla singola piattaforma su cui andiamo a sviluppare, però questa cosa richiede tempo e, se l'applicazione è un caso reale, richiede anche costo. Di conseguenza, come vi accennavo prima, è nato questo approccio chiamato ibrido nativo, dove si usano dei framework come React Native o NativeScript, dove possiamo scrivere un codice in JavaScript. In questo caso, come esempio, abbiamo messo la classe button, un qualunque bottone, e il programmatore, soprattutto quello che viene dall'ambiente web, che magari non conosce le tecnologie mobile perché ha sempre lavorato sul web, è molto più familiare con una sintassi così rispetto che con una sintassi così o così. Perciò questi framework astraggono quello che è la piattaforma di destinazione e ci pensa poi dipende se si è in produzione o in sviluppo, ci pensa poi uno strato intermedio a convertire il codice comune in codice nativo, così che la piattaforma e l'applicazione non diventa più una web app, ma è completamente pensata
per quella piattaforma di destinazione. Però non l'abbiamo pensata noi così, l'ha pensata chi ha fatto il framework, che ha pensato: ok, quel button vuol dire button in Android e vuol dire UI button in iOS. Questa cosa qui, per risolvere i problemi di prima, richiede la conoscenza fondamentale di un solo linguaggio, perché in generale scendere a livelli nativi quando si sceglie un framework di questo tipo è una cosa molto rara, anche se, come vi spiegherà poi più avanti Nicolò, è quello che vogliamo dirvi, che si può anche andare un po' più sotto per risolvere certi problemi che con questo approccio non si possono risolvere, o meglio, non si sono ancora risolti, perché in teoria tutto si può fare, però come vedete è tutta una questione di chi mappa le cose. Quindi se nessuno avesse pensato di mappare il button in button e io i button, questa corrispondenza non ci sarebbe stata. Quindi se voi avreste voluto aggiungere un bottone nella vostra applicazione JavaScript, non avreste potuto, sareste dovuti andare a livello nativo a implementarvelo e a esportare il componente alla vostra applicazione JavaScript. Ok, faccio una breve introduzione di React Native, nel caso non lo conosceste. È un framework sviluppato da Facebook che serve appunto a realizzare applicazioni cross-platform sia per Android che per iOS, utilizzando un unico linguaggio, JavaScript, e in particolare appoggiandosi alla libreria React, che è la stessa che viene utilizzata in ambito web. Io, per esempio, per mia esperienza, ho lavorato per diverso tempo in ambito web e nel momento in cui mi sono trovato a dover sviluppare delle applicazioni mobile ho fatto davvero poca fatica, perché davvero era come scrivere le stesse cose nello stesso modo. Ci sono delle leggere differenze naturalmente, però il fatto di avere una sintassi estremamente uguale a quella che avevo in ambito web ha semplificato molto. Come diceva Mattia, c'è una parte di interfacciamento che viene fatto dal framework rispetto al nativo, questo perché praticamente un'applicazione React Native è un'applicazione che viene generata a runtime, l'intera architettura dell'applicazione viene generata a runtime, nel senso che nel momento in cui io avvio un'applicazione su iOS o su Android viene eseguito un thread in grado di eseguire il codice JavaScript. Questo codice JavaScript, che è quello che maneggia solitamente lo sviluppatore, è in grado di istruire successivamente il codice nativo, la controparte nativa, che è esattamente quello che diceva prima Mattia. E questo è possibile per il fatto che React Native mette a disposizione un thread che è in grado di eseguire appunto il codice JavaScript. Dal punto di vista dell'accessibilità, React Native possiamo dire che non ha molte, almeno non tutte quante le proprietà e le caratteristiche native. Il problema maggiore è l'eterogeneità delle API che ci sono a disposizione. Come potete vedere, per esempio, gran parte delle proprietà che possono usare all'interno di React vanno bene o solo per una o solo per l'altra piattaforma. Solo una piccola parte di queste posso utilizzarla indipendentemente dalla piattaforma. La stessa cosa vale, queste qui sono proprietà, non so se conoscete React Native o React in generale, sono appunto le proprietà. Esiste un altro tipo di API che sono i moduli. Dal punto di vista dei moduli non ci sono molte, sono semplicemente delle classi moduli che sono mappate direttamente su componenti native ma che non hanno un'interfaccia grafica. Dal punto di vista anche dei moduli ci sono dei problemi, nel senso che esistono alcuni moduli che danno informazioni o che ti permettono per esempio di eseguire l'announce ma solo per Android o solo per iOS, sono in grado magari di spostare, di gestire il focus nel momento in cui succede una determinata cosa, però ci sono dei problemi proprio di fondo a livello di piattaforma, nel senso che ho a che fare con due piattaforme, con due approcci
diversi in alcuni casi proprio all'accessibilità. Allora, uno dei problemi principali con cui mi sono scontrato dovendo sviluppare un'applicazione di cui vi parlerò a breve è quello di avere delle interazioni leggermente diverse da quelle previste dal sistema. Per esempio, in React Native non ci sono le IRCON, ossia io posso avere un'immagine, ma a livello di accessibilità io per un'immagine posso definire esclusivamente una label di testo che mi verrà letta nel momento in cui il focus viene posizionato sopra. L'applicazione in oggetto presentava diversi esercizi di matematica per bambini di elementari, e uno di questi esercizi era appunto contare quanti animali ci sono all'interno della schermata e dire se ci sono magari più cani o più gatti. Naturalmente per un bambino che interagisce con questa interfaccia si aspetta qualcosa di più del posizionare il dito e sentire cane, gatto, cane, cane, gatto. Per cui l'approccio migliore è quello di riprodurre un suono anziché dire il nome dell'animale. In questo modo non c'è bisogno di dire esattamente la parola, ma è molto semplice per chiunque, non solo per chi ha problemi, chi ha disabilità visive. È istantaneo capire che quell'animale è un cane piuttosto che un gatto. Solo che appunto in React Native non c'è la possibilità di creare delle icone con dell'audio associato, non a livello di sistema. Per poter sviluppare questa cosa come codice, diciamo, custom, è necessario un altro prerequisito però, ossia sapere nel momento in cui la mia icona riceve il focus di accessibilità. Senza questo tipo di evento associato, io non ho alcun modo di sapere se in quel momento l'utente sta posizionando il dito sopra un animale piuttosto che sopra un altro. E questa cosa ovviamente non c'è in React Native. Allora, il caso di studio di cui mi sono occupato nella mia tesi è stato fare il porting di un'applicazione che si chiama Math Melodies, che potete trovare sullo store di iOS. È un'applicazione esclusivamente per iPad. E, insomma, il porting non si è trattato esclusivamente di un lavoro, diciamo, di codice, perché gran parte del lavoro è stato anche a livello di design, perché non era solo un concetto di cross-platform come codice, ma anche il fatto di avere diversi device a disposizione. Avendo come target principale l'iPad, significava avere sempre una dimensione fissa per tutti i dispositivi, significava sapere esattamente che il mio utente sta usando quel preciso dispositivo, che avrà quelle determinate caratteristiche, però dall'altra parte a livello di quanti utenti effettivamente potessero usare l'applicazione abbiamo un risultato molto minimo. Quindi mi è stato chiesto appunto di effettuare questo porting per avere un bacino di utenza maggiore, e appunto il lavoro grosso è stato effettuare un design che fosse in grado di adattarsi anche al dispositivo, alla dimensione, all'orientamento, perché con l'iPad precedentemente era fissa anche per esempio la questione dell'orientamento. Non è stato un grosso problema e soprattutto non ha intaccato dal punto di vista dell'accessibilità. Ci sono state diverse cose oltre a quella del focus di cui ho parlato prima. Un altro problema è per esempio una difformità sul canale audio con cui viene effettuato il talkback o il voiceover, nel senso che a livello di Android c'è un unico motore di sintetizzatore vocale con un unico canale, per cui nel momento in cui io decido di utilizzare il sintetizzatore vocale per mandare, diciamo, degli annunci di accessibilità, non essendoci appunto un API,
se l'utente sta utilizzando TalkBack, TalkBack avrà la precedenza su questi eventi, quindi diciamo tutto viene gestito in maniera trasparente, non ci sono sovrapposizioni. Su VoiceOver invece, su iOS invece, VoiceOver utilizza un canale audio diverso rispetto al sintetizzatore vocale, quindi in determinati casi potevano crearsi delle sovrapposizioni, per cui c'era VoiceOver che leggeva una determinata label e intanto sotto il sintetizzatore vocale che continuava la sua riproduzione come se niente fosse. Per riuscire appunto a gestire ciò che mancava è stato necessario sviluppare un codice custom a livello di Android e a livello di iOS. Io non avevo mai sviluppato praticamente nulla in Android e tutto sommato è stata una cosa abbastanza agevole, perché a livello di Android, per riuscire a interfacciarsi con React, si tratta di utilizzare alcune annotazioni, quindi niente di particolare, Java, che espongono eventi piuttosto che proprietà che poi verranno interpretate lato JavaScript, e implementare una view specifica che mi permettesse di gestire l'accessibility delegate. Invece a livello di iOS ho dovuto chiedere il supporto di Mattia, che adesso vi spiegherà di che cosa si è trattato. Intanto, appunto, come diceva Nicolò, il cuore del discorso è che è facile, cioè la parola facile a livello di chi sceglie come sviluppare una cosa è importantissima, perché mentre in Android è stato veramente facile per uno che non aveva mai programmato in Android, anche in iOS vedete che l'architettura è molto semplice, perché di fatto si hanno solo due blocchi, che uno è il blocco dell'applicazione nativa, quindi come se voi l'aveste sviluppata in iOS, e l'altro invece è il blocco JSX, che è il linguaggio di sintassi che si usa in React. E abbiamo fatto vedere questo blocco per dire che questa piccola parola chiave più queste due sono quelle che sono bastate per far sì che un evento come quello dell'on focus, quindi nel momento che io faccio swipe sul dispositivo e il focus si sposta da una view all'altra, questo evento, se io sviluppassi in iOS, potrei intercettarlo, perché ho un metodo che mi dice: ehi, guarda che il focus si è spostato ed è venuto proprio qui. Questo metodo però è sempre rimasto bloccato qua, non è mai andato oltre, per cui non avendo a disposizione nessuna API, come diceva prima, che sono molto eterogenee, alcune vanno bene solo per Android, altre per iOS, lì c'è la necessità di dire: caspita, abbiamo un'immagine da visualizzare e non possiamo gestirla come viene gestita a livello nativo, come facciamo? Ok, quindi questa guida, la guida su come interfacciare i moduli con React Native, è stata veramente forse la parte più complicata, ma che non avrebbe dovuto esserlo, perché la guida era molto molto semplice. Il problema cos'è stato? È stato che era un po' troppo imprecisa, nel senso che dava per scontati convenzioni di nomi, di metodi che sarebbero venuti, che non capivamo da dove effettivamente uscissero. Quindi ora sono tre parole, perché quelle tre parole abbiamo scoperto che sono quelle necessarie, però già nella versione 0.59, che è quella attualmente fuori, e la 0.58, che è quella con cui abbiamo sviluppato noi, questa parola aveva già un significato leggermente diverso, per cui non bastava semplicemente annotare questa classe con RCT, che sta per React Bridge Module, quindi è un modulo che fa da ponte fra Objective-C e React, perché un'altra cosa è che con le applicazioni native, ora siamo a Swift ormai stabilmente da 4 anni nel mondo iOS, però React Native è ancora legato al mondo Objective-C, che non è un grosso problema, perché se si usa l'ambiente di sviluppo Xcode, quello per iOS, è facile fare il ponte fra Swift e Objective-C, è semplicemente un altro linguaggio che per certi versi è uguale, per altri presenta differenze. Però la cosa importante non è tanto il come vengono fatte le cose, ma il fatto che si possono fare. Quindi React Native è un framework che è ancora molto instabile per via di molte dipendenze che si porta dietro, però il punto è che l'idea
è molto lineare, molto semplice. Ho qualcosa che sta nel codice nativo che io normalmente non vedo, ma se voglio lo implemento. Basta che gli dico che quelle proprietà che corrispondono a quel determinato, a quella determinata funzione devono vedersi anche da lato JavaScript. Io questa cosa la posso fare. E una volta capito come si faceva, è stato veramente questione di 5 minuti. E finito questo processo di interfacciamento, essendo che quest'app è un prototipo, non è MathMelodies 1 è già sullo store, MathMelodies 2 è ancora un prototipo, quindi l'abbiamo sviluppata cross platform ma ancora sta venendo testata, quindi abbiamo detto l'abbiamo testata solo con due persone, tra l'altro neanche del target, quindi questa qua è un'applicazione delle elementari, però per testare un'applicazione con utenti minorenni e tutte queste cose qua ci vogliono più permessi di quelli che abbiamo avuto per sviluppare questo prototipo. Di conseguenza è stata però testata da due persone, una non vedente e una ipovedente, su entrambi i sistemi. Quindi, come diceva lui, un'altra cosa che ha fatto passare un po' in sordina, che però è stata complicata, è stata quella di adattare dinamicamente le icone, che non è una cosa banale, perché quando un utente non vedente scorre sull'interfaccia o fa swipe oppure col dito tiene premuto lo schermo e si sposta lungo l'interfaccia. Se questa applicazione è stata pensata per iPad, le icone vuol dire che hanno una dimensione fissa. Questa dimensione fissa, se la si porta su un dispositivo più piccolo, causa il fatto che queste icone non si vedono. Quindi, a meno di problemi di layout, l'utente non può usare l'applicazione. Se invece queste icone fossero mantenute, no, quindi la soluzione è stata quella di dire: ok, abbiamo un dispositivo che ha una certa dimensione, facciamo sì di adattare la dimensione delle icone a quella del dispositivo di destinazione, non però facendo un approccio proprio ok, il dispositivo è la metà, le icone sono la metà, ma tenendo sempre presente dello spazio minimo che è nei principi di usabilità, per cui un utente quando usa un'applicazione deve avere lo spazio fisico col dito per andare a toccare nel punto del telefono giusto. Quindi questo lavoro è stato un lavoro anche molto di calcolo, e soprattutto che l'accessibilità non si limita a quello che le API offrono, ma è tutta una questione di design, è proprio il come noi pensiamo all'applicazione, come usiamo quello che già c'è, che non c'entra nulla con l'accessibilità, perché pensiamo che quell'applicazione possa essere usata da altre persone che non siamo noi e su altri dispositivi. Perciò, per ritornare alla domanda, quella iniziale, un'applicazione cross platform è accessibile come quella nativa? La risposta è quasi. Quasi per i motivi che diceva lui. Quindi abbiamo tantissime API che, è vero, esistono lato JavaScript, però possono essere applicate o solo iOS o solo Android, o peggio, come nel caso che ci è capitato a noi, queste API ce la siamo dovute fare da noi. Grazie mille. Ora una rapidissima demo di cosa effettivamente abbiamo, di cosa ha sviluppato più che altro, perché appunto il mio contributo si limita a fare il componente nativo che intercetta il focus e lo espone a JavaScript. E ora vi faremo vedere come funziona questa applicazione, che prima era solo per iPad, anche su Android. Quindi ora sappiamo tutti la password di Mattia. Ok, così vi facciamo sentire esattamente quello che dice anche TalkBack, giusto? Siamo su Android. MathMelodies 2. Media comandi del volume most exercises. Comandi del volume nascosti. Positions in table. Ora facciamo uno swipe. Find an animal. Level 1. Where is the dog? There is a. Read. Start the exercise. Incarica. Dispositivo sbloccato.
read, start. The exercise started. Empty cell. Column A. Column B. Ora sentite la prima volta che vado sul cane rispetto alla seconda volta. Row 1. Press to replay. E dice, schiaccia ancora una volta per risentire il suono che hai già sentito. Così l'utente sa che in quella cella lui c'era già stato. Inoltre vediamo come muoverci con lo swipe tra celle, oppure tenere premuto un dito e muoversi lungo l'interfaccia. Il talkback si interrompe, non abbiamo nessun problema. E soprattutto, se ci fermiamo sul cane, questa cosa rimane con press to replay. Noi li schiacciamo. Questa cosa è abbastanza importante soprattutto per gli esercizi di conteggio, nel senso, se un utente deve contare un certo numero di elementi all'interno dell'interfaccia, se tutte le volte che si riposiziona sullo stesso elemento io gli riproduco il suono nello stesso modo, se non vedente non è in grado di sapere se quell'elemento l'ha già visto oppure no, oppure potrebbe facilmente confondersi se non sta esplorando in maniera sequenziale l'interfaccia. E poi consideriamo sempre il caso che si sta parlando di applicazioni con target bambini, quindi una voce non proprio quella di originale di talkback voiceover potrebbe essere una bella alternativa per far apprezzare l'applicazione anche a persone un po' più piccole. Ora Nicolò vi farà vedere un altro esercizio. Vediamo anche come la tastiera si è semplificata. Un'ulteriore scelta di design per far sì che l'utente non si trovi di fronte a una tastiera complessa come può essere una generica per inserire i messaggi. Questo è tutto davvero. Grazie mille ancora. Qualunque domanda? C'è tempo, sì. Allora, abbiamo sviluppato proprio una libreria completamente separata dall'applicazione, praticamente un modulo NPM che semplicemente utilizziamo anche noi all'interno dell'applicazione. Sì, lo trovi su NPM. No, decisamente no, è ovviamente molto perfettibile, nel senso che uno dei problemi più grossi è stato il fatto che le API, diciamo quelle proprio native di React Native, sono complicate, soprattutto per me che non conoscevo la parte di Java, mettermi a riscrivere o peggio fare una pull request su un'unità di base che alla fine è la view o anche sull'image view era una cosa abbastanza complicata, per cui quello che abbiamo fatto, almeno lato Android, è stato proprio reimplementare una image view aggiungendo un accessibility delegate e poi impacchettare, diciamo, il tutto in un modulo da distribuire, ecco, tutto qui, però ben lontano dalla produzione. Cioè, la cosa migliore sarebbe se questa stessa funzionalità fosse offerta a livello di view generica, non solo a livello di immagine, direttamente da Facebook, solo che
diciamo, le pull request a React Native non sono sempre molto facili da far approvare, davvero sono capaci di chiudere una pull request anche senza leggere quello che avete scritto. No, no, noi non noi. No, c'è stato un'altra applicazione sempre della nostra università che ha avuto problemi simili con React Native, però più legati alla libreria di navigazione, quindi React Native Navigation. Lì invece è stato più facile perché, essendo una cosa gestita a livello di community, è stato abbastanza veloce, diciamo, inserire la patch. Questa invece sarebbe una modifica, secondo me, abbastanza grossa, perché riguarda proprio il componente di base, cioè è una funzionalità abbastanza grossa da sistemare. Diciamo che la cosa è nata più come un'esplorazione, nel senso che non sapevamo quale fosse lo stato dell'arte dell'accessibilità a livello cross-platform. Nel momento in cui, diciamo, il mio professore me l'ha proposto, neanche lui aveva esattamente idea di quale tecnologia utilizzare, e io avevo già avuto esperienza, diciamo, con questo framework, quindi, diciamo, la scelta è stata automatica, non tanto per questioni di funzionalità, ecco. Aspetta. No, non compila in nativo. È come se fosse una specie di come se desse delle istruzioni al codice nativo. Praticamente c'è una parte di interfaccia nativa, ok? Quindi che sia Java, che sia iOS. Facciamo finta che è un qualcosa che c'è sotto, non ci interessa che cosa sia. Tramite un thread, React Native ti permette di istruire le modalità con cui andare a modificare l'interfaccia, cioè tu non stai direttamente dicendo com'è l'interfaccia, stai dicendo come modificare l'interfaccia passando da uno stato all'altro. Quindi non stai usando una web view, perché gli elementi in una web view sono HTML. Qui stai proprio dicendo al componente button o UI button che la sua certa proprietà ha un certo valore perché lo ha impostato a livello di JavaScript. È come se fosse, come se lo stessi manovrando, diciamo, tramite un linguaggio comune, però non riscrivendo le stesse cose. Cioè, il punto è, io non sto riscrivendo button o UI button in un altro linguaggio. Come diceva Mattia, lo sto semplicemente mappando su un API comune che posso manipolare. Ma forse però ho capito la faccia un po' perplessa. Sviluppatore Android iOS, nel view load di view controller, quando si crea un progetto nuovo React Native, vengono fatte due cartelline, cartellina iOS e cartellina Android. In quella iOS c'è tutto ciò che ci sarebbe normalmente in un progetto iOS creato con Xcode, solo che se si apre l'Xcode project è tutto vuoto. Adesso non mi ricordo se nel Define Launching with Option dell'app Delegate o nel view load del view controller c'è un metodo che richiama una classe React, ok? Questo fa sì che il view load caricato non è un view load che ci sarebbe stato prima, ma è un view load di una classe React che quello che fa è prendere i componenti dichiarati con certi constraint e CSS, elementi, vengono proprio mappati uno ad uno, cioè qualcuno, in questo caso il Facebook di turno, si è messo lì a dire quando io metto flex 1 vuol dire che voglio fare width uguale alla view del parent, ok? Questo è stato fatto, e questo qua è la cosa bella, per cui tante interfacce possono anche
che spesso sono comuni, possono essere appunto fatte una volta solo, perché questi vincoli non sono in una web view. Cioè, dopo è come se poi, difatti, il brutto di dire alcune cose di accessibilità ci sono ed altre no è proprio questo, perché che gira è che, caspita, io alla fine non ho codice che gira in web app, ho codice nativo. E perché io so codice nativo non posso avere metodi nativi? Perché se io andassi leggermente più sotto e a quella view di React gli dico: guarda che tu devi anche implementarmi il tipo did acquire focus, qualcosa del genere, era, basta, basterebbe solo quello. Ed è quella cosa che appunto fa venire i nervi, perché dici: è tutto già fatto, devo solo prendere e mappare. E questa cosa, sarà che è giovane, sarà che non è ancora alla release 1, non c'è, però di fatto è comodissimo, perché anche tutti i casini di auto layout che vengono fatti o tramite storyboard o tramite progettazione direttamente da codice dell'interfaccia non ci sono più, perché HTML come progettazione è forse un pochino più facile, essendo pensata per già da un po' di tempo per desktop di dimensioni diverse. Spero di aver risposto un po' più nativamente alla tua domanda. Sì, io sono come dicevo prima più sul lato web, quindi di queste cose ne so molto meno. Grazie a voi.